sappiamo che più avrà altra vita. Stai sereno, ti farò volare. Della settima edizione dell'Ariano International Film Festival, più di 70 le opere in concorso quest'anno, tra corti, lungometraggi e documentari. Ieri in mattinata si è iniziato con le proiezioni di 4 cortometraggi fuori concorso. Si tratta di Blue Crystal di Giuseppe Rossi, di Ciruzziello di Ciro Daniello, No Hard Feelings di Mario Pane e Marei di Francesca Bellucci. Dalle 16.30 invece si è entrati nel vivo della gara, 12 le proiezioni presso l'auditorium comunale, tra cui grandi applausi per l'irpino Francesco Musto e il suo Essere Diversi, un cortometraggio che racconta di un ragazzo disabile, Fabio, costretto su una sedia a rotelle e che durante l'ultimo anno di liceo, insieme ai primi amori e le amicizie, si trova a dover fare i conti con il bullismo. Lo shock per un episodio vissuto lo porta prima alla prostrazione, poi alla consapevolezza che avere una disabilità fisica significa essere coraggiosi, non arrabbiati. Così, felice di far parte di un gruppo, Fabio diventerà il suo leader, trovando se stesso e ciò che ama di più. Vuoi essere così forte e invincibile? Perché non provi un attimo? Ho un attimo solamente. Immaginare invece che ci sei tu su quella sedia a rotelle. No, ma non dire cazzate! Guarda che non è colpa mia se sta su una sedia a rotelle, eh? Ma lo capisci che non è nemmeno colpa sua? Questo è vero, ma è un po' colpa sua se gli altri si comportano così con lui. In sala non è mancato Francesco Musto, anche protagonista della pellicola, per rispondere a domande e curiosità dei tanti che hanno assistito alla proiezione. L'idea di questo corto è nata circa un anno fa, dopo aver sentito alcuni fatti di cronaca di bullismo in TV, proprio con Daniel, il direttore della fotografia, nacque questa idea di trasformare quell'episodio in un cortometraggio, proprio per fare qualcosa di concreto, insomma per la causa, per smuovere un po' gli animi delle persone. Dentro ci sono varie tematiche oltre il bullismo, c'è l'uso improprio della tecnologia, diciamo anche il cyberbullismo sotto questo punto di vista. L'obiettivo è proprio quello di sensibilizzare le persone e le vittime di bullismo affinché non insomma, si muova qualcosa, si denunci quando ci sono episodi del genere. Il bullismo si evolve soltanto, parte dalle scuole, ma come vediamo c'è in tutti i posti in cui viviamo, al lavoro, negli ospedali, insomma anche a casa. Quindi il mio invito è quello di non stare zitti, di parlarne con qualcuno e di denunciare. E l'unica strada per uscirne è proprio parlarne. E continueranno per tutta la giornata di oggi le proiezioni delle opere in concorso presso le sale dell'Auditorium e del Palazzo degli Uffici. Inoltre c'è la possibilità di visitare la mostra del concorso internazionale di fotografia presso la sala del Castello Normanno.